Salve, oggi volevo proporre una serie di varianti dei classici piegamenti sulle braccia o comunemente detti erroneamente flessioni. Si partiva con quelle classiche, poi con le mani congiunte, una variante pliometrica con battute delle mani, un'altra con il salto e poi diamo enfasi sulle spalle cambiando la posizione delle mani, sulle nocche, che è un classico esercizio da arti marziali. Poi una mano, piedi uniti, queste sono varianti più complicate, le andremo a vedere poi. E per concludere faremo alcuni esercizi più leggeri di faticamento, sempre della stessa famiglia. Allora, si inizia con i piegamenti classici, larghezza delle spalle, poi mani congiunte e poi con battuta delle mani. Ne illustrerò un paio per ognuno di questi tipi. Allora, piegamenti classici si eseguono con le mani distanziate, poco più larghezza delle spalle. Scende dritti e si sale, così. Questa variante invece dà enfasi sui tricipiti. E questo è uguale a quelli prima, soltanto che si battono le mani saltando. Ok, andiamo avanti. Vediamo la variante con il salto, che è simile a quella con battuta delle mani, ma si dà una spinta contemporanea anche con un piede. Si sta in equilibrio su un piede e sulle mani e si spinge. Poi vedremo quelle con enfasi sulle spalle, che è un esercizio propedeutico anche eseguire i plank, che sono molto più complicati, ma ci si solleva a braccia tese. Si sostiene tutto il corpo. E poi vedremo anche quelle sulle nocche. Allora, variante con il salto. Posizione plank, mani ruotate verso il basso, corpo in avanti, variante sulle nocche, bene. Ora passiamo a dei esercizi ben più complicati, però comunque che ci permettono di sviluppare un'intensità ben maggiore. Quindi, al posto che con due mani, li eseguiamo questi piegamenti con una mano sola. Prima a piedi uniti, orizzontali sul pavimento, e poi andando a posizionare i piedi su un rialzo. Questo esercizio è molto più difficile e dà enfasi alle spalle, la parte alta del petto, anche i tricipiti, chiaramente per il carico ben maggiore che un braccio con un arto solo va a supportare. Quindi, poi facciamo anche la variante con piedi rialzati, ma entrambe le mani. Andiamo ad eseguire. Piedi uniti, ma comunque vicini. No, cambio mano. Ok, è un po' difficile tenersi in equilibrio, però sono molto, molto utili. La variante con la mano sui piedi rialzati, quindi piedi rialzati. Allora, adesso vediamo le varianti con i piedi rialzati, sia con un braccio che canonico. Adesso la versione con due braccia, che è molto più semplice, ovviamente. Ci posizioniamo con le mani alla stessa larghezza. Ok. E ci vediamo alla prossima parte. Absolutely unbelievable.
Il video si è bruscamente interrotto per un problema tecnico, però riprendiamo dalla decima variante, che è la flessione classiche, però allargando la base, quindi con una distanza maggiore tra le mani. Poi vedremo quelle pullover con le braccia distese che sono molto dure e che sviluppano il lavoro del gran dentato, in primis, e la schiena, il back. Poi vedremo delle varianti per enfatizzare il lavoro sui tricipiti o per completare l'allenamento del busto. La variante con le mani larghe, molto semplice. Quelle in posizione pullover sono invece ben più dure. Si posiziona con le mani avanti, si scende e si tenta di risalire. Il lavoro è molto intenso e molto forte nella schiena. Io preferisco seguire solo la fase concentrica per evitare i problemi. Ma si può anche evitare di toccare, quindi forzare anche la fase eccentrica negativa. Adesso vediamo quelle mani ravvicinate ai gomiti che toccano il terreno. Tocchiamo terra per poi sollevarci usando quasi soltanto i tricipiti. E poi andremo a lavorare con la rotazione del busto. Le mani sono vicine, i gomiti in linea col corpo, si scende e si sale. Così. Possiamo anche aumentare l'intensità posizionandoci sopra, ma è più duro. Ora andiamo quelle con la rotazione del busto col salto laterale. E si ritorna. Si possono eseguire anche con dei pesetti, tenendoci gli alzati sui pesi e poi usandoli per la rotazione. Qui il salto laterale sono simili a quelle combattute delle mani con il salto, ma si spinge lateralmente. Così. Adesso completiamo il lavoro vedendo i worm, cosiddetti, perché si imita il movimento di un gatto, di un lombrico. Poi quelli con le mani sfasate asimmetriche e volendo altri ibridi tra i precedenti. I worms sono così. Ok, si ritorna con le mani asimmetriche. Enfatizziamo un pochino il lavoro del braccio arretrato. Posizioniamo così e scendiamo. Si cambia. Lavora più intensamente la spalla del braccio anteriore e il deltoide anteriore del braccio posto lateralmente. Altre varianti possono prevedere l'utilizzo di blocchi o di attrezzatura di cui al momento non sono provvisto, ma comunque cambia molto poco rispetto alle esecuzioni che abbiamo visto e quindi possono tranquillamente essere omesse. Direi per oggi basta così, sono già abbastanza affaticato, alla prossima.